andrai farfallone amoroso, belle belle turbando il riposo. Guarda qua, notte. È volato ai miei piedi da dentro un cassonetto degli abiti usati. E lo sai chi me l'ha lanciato? No. Uno zingarello. No. E lo sai chi l'aspettava fuori dal cassonetto? Sua madre. Più tardi lo porto io alla Caritas. No, prima dacci un'occhiata, magari trovi qualcosa che ti piace senza spendere un occhio della testa. A proposito, guarda qua che ho trovato. Fattoria Voltrona, un'oasi incontaminata nel verde. Ci andiamo. Ah, che bella, guarda. Ah, guarda, c'è anche il ristorante per i ricevimenti. Già. E io potrò andare a cavallo. Io no, non sono capace. Beh, puoi imparare, no? Ah, guarda qui! Piscina! Arnaldo, Leo, ho appuntamento qui con la sarta per l'ultima prova dell'abito. Potrete vedermi in anteprima assoluta. Wow, l'abito da sposa, che emozione! Hai sentito, Arnaldo? Sì, l'ho sentito, anche la routine qui fuori. Pure io posso vederlo, no? No, Giampino, tu lo sai che non puoi. Va bene, allora me lo direte voi quanto è bellissima la miellina. No, Giampi, non ti diranno un bel niente. Bellina, ma che ne vuoi sapere tu della solitarietà fra maschi? Basta! Avete visto? Avete visto quante volte si è grattato l'allegato? E se sono gratta pure allo scambio delle fedi, al taglio della torta, al lancio del riso? Io sono terrorizzata. Bellina, grattando qualcosa vinceremo. Tu vuoi spostare l'attenzione su di te, io l'ho capito. Tu vuoi eclissarmi. Ma rassegnati, Giampino. Il matrimonio non è il giorno dell'allegato, è il giorno della sposa. Lina, io sono allegato a te. Arnaldo, Leo, aiutatelo. La sposa vince su tutto e non si discute. Però, se a sposarsi sono due uomini e due donne, come la mettiamo? Come la mettiamo cosa? No, dico al nostro matrimonio. Quando sarà? Soltanto uno di noi due potrà mettersi l'abito bianco. Come mi sta? Non male. Visto dalla Groenlandia, però. Vabbè, comunque, per l'abito bianco dovremmo metterci d'accordo prima. Ecco, sì, bravo. Magari fammelo sapere prima. Ma non devo fartelo sapere, Arnaldo. Dobbiamo trovare un accordo insieme. Tu lo chiami accordo, io lo chiamo cactus. Sei il solito guastafeste. Dove vai? Alla Caritas, a cercare conforto. E per l'allegato come facciamo? Tu lo chiami allegato, io lo chiamo chi se ne frega. Le ho provate tutte. Boxer, mutanda alta, mutanda bassa, perizoma, tanga. Per un po' l'ho pure lasciato libero. Niente da fare. Gli sta stretto tutto. Arnaldo, te che usi? Salve, scusate. Sono Ludovica, la sarta di Suellen. È già arrivata? Sì, è arrivata. Eppure io sarei arrivato. Senta, siccome lei è del settore, potrebbe darmi una consulenza di natura tessile? Se posso esserle utile, volentieri. Il signore qua presente cerca da anni un indumento capace di nascondere la sua esuberanza. Diciamo che c'è un allegato che toglie spazio agli altri, ecco. E questo non sta bene, insomma. Allegato? Ma siete sicuri che ha a che fare con il tessile? L'allegato non è quello delle mail? No, quello è un altro allegato. Quale? Che è difficile da spiegare a parole. Sì, ma se lo vede lo riconosce subito, insomma. Sì, arrivo! E allora fate una foto a questo allegato e portatemela, eh? Io maestro di cerimonie e fotografo! Ah, scattata la foto all'allegato? Sì, no. La soluzione della foto non è praticabile. Cerchiamo alternative. Che bell'abito! Bello ma impegnativo. È per lei? Questo? No, non è il mio genere. Ma un mio amico, un conoscente, vorrebbe andarci così a un matrimonio. Di bianco? No, signore, glielo vieti. Quando si sceglie l'abito per un matrimonio, bisogna stare molto attenti a non eclissare la sposa. Oh, la sposa è una sola! Assolutamente niente abiti chiari o sfarzosi. Al suo amico suggerisca invece un bell'abito grigio, una camicia bianca, una cravatta classica. Eleghette! Leghette!
E comunque scordatelo, neanche il giorno del mio funerale mi vestirò da becchino. Ah, hanno sfrattato la Caritas. Proviamo questa per l'allegato, è pellicola trasparente, imballa come pochi. Ah, ma vediamo a che punto è la sposa. La sposa è cozza. Cozza, di solito esagerata. Cozza, a essere buoni. E adesso che si fa? Non la possiamo mica mandare così allo sbaraglio. Una sposa è pur sempre una sposa. L'illusione di essere la più bella le va creata ugualmente. Bendiamo gli invitati. No, chiamiamoli e avvisiamoli che sarà un matrimonio informale e che potranno venire vestiti anche così, da casa. Sì, 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 perfetto, sì. Li chiamiamo, sì. Io chiamo quelli dalla A alla B e sì, quelli dalla C alla Z. Vabbè. Ah, e per i nostri abiti? Ho un'idea. Bene. Adesso persino su Ellen ci eclissa. Ragazzi però, che stress. La sposa. Eh sì, sullo sposo c'è meno aspettativa. Evviva gli sposi!